Ci siamo. Ci siamo, buonasera con Peppino Marziani e Franco Ropopò. Buonasera Peppino, Buonasera. ci tengo molto a farti questa intervista per, diciamo, per la tua nuova attività di manager della musica e degli eventi in generale. Se ci vuoi dire due parole sul tuo lavoro e sul tuo amico Ropopò. Niente, come sapete questa cosa l'ho ereditata da mio padre. Sapete bene che lui è stato il manager di Pierangelo Bertoli, poi è stato con l'attualissimo Luciano Ligabue per poi finire con Roberto Vecchioni e Antonello Venditti. Adesso quello che mi tiene forte è la passione in cui sto mettendo su questo lavoro. Insieme in pratica a Franco stiamo collaborando con grandi eventi. Voglio anche tenere questa cosa presente, che Franco sta chiudendo, sta lavorando per il disco nuovo intitolato Li Miciaruni. Raccordo, bravo. E con questa capita occasione stasera ci siamo visti per vedere un attimino tutte le responsabilità e le cose che dobbiamo seguire in seguito. State preparando degli eventi qui a Notaresco? Sì, adesso stiamo preparando un concorso di bellezza, la faremo qui al bar Imperiale sabato 17 luglio. Sarà un Certo. concorso di bellezza, la differenza è questa, non prenderemo ragazze di fuori, saranno tutte ragazze della provincia interna, soprattutto ragazzi di Notaresto, che saranno tutte quasi per la prima volta sfileranno per questo evento. Soprattutto ragazze che vediamo tutti i giorni, quindi ragazze che possono tranquillamente andare come alle manifestazioni di grosso calibro. Quindi non si deve andare per forza in televisione o programmi televisivi come Maria di Filippo e quant'altro per essere qualcuno. Noi Speriamo che ci arrivino là, mo. ci proveremo per questo e ce lo auguriamo. E con questa proveremo, capito, a fare un po' riavvivare questo paese. Nella speranza che tutto vada bene. Certo, grazie Peppino. Tu sei un figlio d'arte. Adesso passiamo ad un artista. Se ci vuoi salutare con due parole, signor Franco. Buonasera. Due Franco ci dice. parole, buonasera. Buonasera, Buonasera. due. Basta così. Non è qua. No, 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 no. Sono Ok. contento, insomma, di aver conosciuto Peppino, con il quale abbiamo intrapreso questo cammino di collaborazione con il quale già abbiamo condiviso delle splendide serate, degli splendidi eventi, e spero che il cammino sarà lungo e proficuo, visto che lui ha delle doti veramente spiccate, è una persona tra l'altro anche molto seria e molto simpatica, quindi è un grande, Grazie. sicuramente rivelerà grandi doti in futuro, visto che adesso è agli albori, data la giovane età, non me la ricordo, perché prima ce n'hai pochi, Pochi, però. pochi. Pochi, di Vabbè, anni è pochi, di anni giovane, pochi. ma è giovane, questo è un fatto notevole. Va Tra bene. l'altro mi ha coinvolto nella giuria di Di sabato qui a sabato, sì. Notaresco per la Quindi ti sfilata. rifai gli occhi un po' tu Sì, anche sabato. perché io vengo da un piccolo paesino. Ho Ma capito. vi descrivo un attimino il mio Sì, piccolo sì, sì. paesino, ne siamo pochi. Certo. Di solito i piccoli paesini di ragazze belle ne nascono pure poche. E Sì, ne quando vedi arrivano una. all'età che uno le potrebbe ammirare, arriva qualcuno, se la sposa se la porta Ma via. questa vicino a Quindi me. lei è un'eccezione, strana perché è oriunda da fuori, Ah, ho stato capito, capito. Adesso la inquadriamo un Sì, attimo. inquadriamola perché lei viene da È la fuori e bellezza. ha importato, diciamo, la sua solarità, la sua bellezza, diciamo, che non è prettamente abruzzese, però è italiana, Ok, appartiene a perfetto. questi È valori. un DOCG, diciamo. Docg. Collinette la mano. Più o meno, sì. Va bene. Ok, grazie Franco, grazie Peppino. Noi adesso il cuore vi salutiamo e ci vediamo sabato sera per l'evento. Arrivederci a sabato. Grazie a voi. Ciao. Ciao.